Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere come realizzo la torta salata di cipolle, zucchini e pomodori. Avrete notato che i colori sono quelli dell'Italia perché andrò ad utilizzare le cipolle bianche, quindi quest'anno che mi sento più patriottica del solito dopo tutto quello che è successo, ho pensato di provare a realizzare una torta salata che avesse questi tre colori italiani. Inoltre mi piacciono anche moltissimo le cipolle, gli zucchini e i pomodori e quindi tutto si sposava alla perfezione. Ma mi fermo con le chiacchiere e andiamo subito a vedere come si fa questa torta. Gli ingredienti che ci serviranno sono un pomodoro cuore di bue, una cipolla bianca e due zucchini, poi un rotolo di pasta brisée già pronta, oppure se preferite potete farla voi, un uovo della maggioranza e un pochino di parmigiano. La prima cosa da fare è tagliare grossolanamente pomodori, cipolla e zucchini. Dopo aver tagliato grossolanamente pomodoro, zucchini e cipolla, si fanno passare in padella con un pochino di olio, più o meno un quarto d'ora a 20 minuti, quindi non dovete farle soffriggere o addirittura farle bollire se aggiungete dell'acqua, ma semplicemente passarle in padella. Sono passati circa 20 minuti e io ho passato in padella zucchini, pomodori e cipolle. Adesso dovrete aggiungere un uovo. Il sale lo avevo già messo in cottura, quindi lo avevo già aggiunto prima. Aggiungete anche comunque un pizzico di sale qualora non lo abbiate messo in cottura. Mescolate tutto con l'uovo. Cercate di ottenere un composto abbastanza omogeneo. Poi andate ad aggiungere della maggiorana. Io utilizzo questa, ma se l'avete fresca ancora meglio. Una spolverata, quindi io vado a occhio, più o meno così. Aggiungete anche un cucchiaio di parmigiano e mescolate il tutto. Dopo aver mescolato tutto il composto, dovrete prendere la vostra pasta brisée e distribuirla su un tegame. La pasta brisée andate a mettere il vostro ripieno. Poi lo dovrete distribuire in maniera uniforme. Ovviamente fatelo aderire bene ai bordi in modo che non ci siano poi degli spazi vuoti. Sopra il ripieno mettete del parmigiano e a questo punto abbassate i bordi. Adesso dovete cuocere in forno statico alla massima temperatura per circa 30-35 minuti. Questo è il risultato finale. Adesso la trasferisco in un piatto da portata e non mi resterà che gustarla.